Dopo la Final Eight di Coppa Italia torna il campionato di massima serie e lo fa con una sfida di capitale importanza. Nell'anticipo della settima giornata di ritorno, infatti, la Rapido Latina di mister Basile ha la grande chance contro il Fabrizio Corigliano di togliersi dalla zona playout e di ridurre a sole due lunghezze il divario con la formazione calabrese, che al momento occupa l'ultima posizione utile per l'accesso ai playoff. Dal palazzetto dello sport di Vedemille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Arbitreranno questo incontro Sabatini di Frosinone, Zanna di Ferrara e come cronomen ci sarà Nero della sezione di Latina. È già iniziata questa sfida con la formazione del Corigliano che può gestire il primo possesso. Battistoni riceve nuovamente il pallone da Avellino. Battistoni perso il pallone però. Pressione vincente da parte di Vierà, che poi esplode un sinistro spettacolare. Magnifico gol da parte di Vierà, che ha centrato l'incrocio dei pali, ha battuto l'incolpevole Gilli. Per quel che riguarda anche la Rapido, adesso se ne va Avellino, il tiro in porta di Avellino, scuote la traversa, sfortunatissimo il giocatore argentino in questa circostanza. Avellino che adesso ha girato per Battistoni, sempre pressato, attenzione, arriva un miracolo in questo caso da parte del portiere nerazzurro su questo destro. Cercato l'anticipo senza riuscirci Urio, vince un rimpallo Bacaro, se ne va Bacaro, destro di Bacaro e la parata da parte del portiere ospite, che poi riesce nuovamente a metterci una pezza. Praticamente era nuovamente della formazione nerazzurra, mentre intanto c'è stato il destro esploso da Urio. Battistoni controlla un po' farraginosamente il pallone, ancora Battistoni, il sinistro di Battistoni va vicinissimo al gol di mister Toscano. 1-2 che si chiude alla perfezione. Leandrigno prova la conclusione, esce e lo fa nel migliore dei modi il portiere Gilli. Pallone per Bacaro, è spalle alla porta, il destro deviato. Luciano Avellino scucchiaia questo pallone per Bacaro, un gol da fantascienza da parte di Vinicius Bacaro, che ha segnato un gol meraviglioso sul secondo palo. Ancora un pallone conquistato da Battistoni, doppia finta e gol, esplode il Palabiacchini di fronte a questa magia da parte di Battistoni, che ha rubato palla praticamente nel momento in cui è stato battuto la ripresa dal Corigliano dopo aver incassato il gol del pareggio. Pallone dentro, miracolo da parte di Gilli. È un uomo sul palo, piazzati da Martino, prova a far passare questo pallone Avellino. Poi il tiro in porta che termina sul fondo da parte del solito Bacaro. Attenzione al Corigliano che adesso cerca di trovare lo spazio per la marcatura e il tiro in porta. Ancora Vinicius Bacaro, arma il sinistro Bacaro e colpisce il palo esterno. Intanto c'è questo tiro da parte di Dentini di punta. Posizione molto interessante, vediamo se riuscirà a far male Del Pizzo. Il tiro di Del Pizzo che colpisce il palo, fermato Mattias Lara, ricomincia per Terenzi. Ancora Lara, servito benissimo da Terenzi, tiro di Lara, ribattuto ancora Lara, il pallone termina in fondo al sacco, 3-1 da parte della Rapido con la marcatura di Mattias Lara. Fermato all'ultimo, riparte il contropiede del Corigliano, 1-2, attenzione il tiro e il palo esterno colpito da Del Pizzo, ottimo in questa circostanza, e poi rinvia in profondità Gilli, pallone che termina ad un soffio sul fondo con Ariatti, prova adesso a velocizzare l'azione ma sbaglia tutto e c'è questo tiro in porta e il pallone che termina nel fondo al sacco, e Battistoni dunque è riuscito a segnare il gol del 4-1, anche se ci prova fino all'ultimo la formazione del Corigliano, e c'è una prodezza da parte di Gilli. Valgono oro questi tre punti conquistati dalla Rapido, che dunque si aggiudica questo confronto fondamentale contro il Fabrizio Corigliano Calabro, si pone per 4-1 in rimonta. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera e a risentirci per i prossimi impegni con Mondo Futsal.